Una corretta alimentazione è la base per garantire al nostro cane un'ottima salute. Per questo, informarci su quale sia la più adatta per lui è un compito consigliato a tutti i padroni. In questo video di Animalpedia, in collaborazione con Dogfight Diet, parleremo dei diversi tipi di alimentazione per cani che esistono al giorno d'oggi e vedremo perché l'alimentazione naturale è la migliore opzione che puoi scegliere per la salute del tuo cane. Iniziamo! Crocchette secche e semi-umide. Le crocchette sono diventate un'opzione molto diffusa perché sono comode da dare. Si tratta di palline secche o semi-umide, la cui composizione varia a seconda del produttore. Anche se il processo di domesticazione del cane e la sua capacità di adattarsi a sopravvivere hanno fatto sì che attualmente possa mangiare anche altri cibi, oltre carne e pesce, il cane continua ad essere un animale carnivoro. Ciò significa che la maggior parte della sua dieta quotidiana deve essere composta da carne o pesce. In percentuale inferiore possiamo includere frutta e verdura. Quindi un'alimentazione di qualità deve offrire ingredienti principali come carne o pesce. Tuttavia è molto importante che non si tratti di farina di carne o sottoprodotti di origine animale, in quanto questi ingredienti non sono salutari per il cane. Inoltre, tutti gli ingredienti che compongono l'alimentazione del nostro cagnolino devono essere idonei al consumo umano. Sebbene al giorno d'oggi esistano anche crocchette semiumide con un apporto di umidità maggiore, questi alimenti presentano una netta mancanza di umidità. L'apparato digerente del cane è fatto per mangiare alimenti che contengono minimo 70% di umidità. E questo è il motivo per cui, dopo aver mangiato crocchette, il cane beve molto. 2. Cibo naturale. In contrapposizione con ciò che abbiamo detto prima, troviamo il cibo fatto in casa, che senza dubbio è una delle opzioni che apporta più benefici. Si tratta di una dieta basata su alimenti freschi e adatti al consumo umano, con ingredienti ricchi di sostanze nutritive, vitamine e minerali. Quando vengono cucinati in casa, questi alimenti vengono sottoposti a un processo di cottura controllato, senza conservanti. Inoltre, ci permettono di offrire al cane una dieta varia, composta da ingredienti diversi, molto più appetibile e naturalmente gustosa per lui. È quella che più si avvicina all'alimentazione del cane allo stato selvatico. Tuttavia, quando parliamo di cibo casalingo, non ci riferiamo agli avanzi dei nostri menù. Le nostre ricette sono cotte con ingredienti e metodi di cottura che potrebbero non essere adatti ai nostri amici pelosi. Inoltre, anche le proporzioni tra proteine e fibre variano. Pertanto, la dieta del nostro cane deve essere elaborata esclusivamente per lui. Per evitare carenze nutrizionali, è molto importante stabilire il menù dopo aver consultato un veterinario specializzato in nutrizione canina. Se non puoi consultare un professionista o non hai il tempo di preparare tu la pappa, esistono marchi come Dogfight Diet che si prendono cura di tutto quanto. Dogfight Diet è un brand di cibo per cani casalingo che utilizza solo ingredienti freschi e 100% naturali. Funziona su abbonamento. Ti spediscono il cibo a casa, personalizzato per soddisfare le esigenze di ogni cane. Cucinato a bassa temperatura e congelato in modo da poter preservare tutte le sostanze nutritive. Così l'ordine arriva diviso in buste che contengono la quantità di cibo esatta che un cane deve mangiare ogni giorno. Questa quantità può essere offerta in uno o due pasti. Basta scongelare il cibo, riscaldarlo un po' nel microonde per renderlo più appetitoso e darlo al nostro cane. Lo adorerà! La frequenza di spedizione degli ordini varia a seconda delle esigenze di ogni cane. Per il primo acquisto abbiamo un codice sconto del 20%. Che aspetti a provarlo? 3. Cibo umido in scatola. La composizione del cibo umido in scatola è molto simile a quella delle crocchette. La differenza è che mantiene l'umidità ed è più appetibile per i cani.
Ancora una volta, è fondamentale leggere l'etichetta degli ingredienti per garantire che si tratti di un prodotto di qualità, realizzato con ingredienti naturali e con una percentuale maggiore di carne rispetto al resto degli ingredienti che lo compongono. Purtroppo, per rendere questi prodotti più appetibili, i marchi tendono ad aggiungere troppi grassi, che poi possono degradarsi. Per questo motivo vengono inclusi antiossidanti non sempre molto naturali. Tra le varie conseguenze si potrebbe ottenere come risultato un aumento di peso nel caso in cui si dia al cane solo questo tipo di cibo. Pertanto, più trasparente sarà l'etichettatura, tanto meglio sarà. Se vuoi saperne di più, non perderti il video che ti abbiamo lasciato sulla scheda e nel box in descrizione, con la migliore frutta per cani. 4. Cibo disidratato. Per concludere, un altro tipo di alimentazione per cani sempre più diffuso è il cibo disidratato. Si tratta di alimenti fatti con ingredienti naturali, che sono stati sottoposti a un processo di disidratazione per conservare i loro nutrienti. Per darlo al cane è necessario idratarlo con dell'acqua seguendo le istruzioni del produttore. Generalmente si tratta di ricette elaborate con ingredienti completamente naturali disidratati a bassa temperatura. In questo modo, come risultato, si avrà un alimento facile da offrire e nutriente. E tu? Che tipo di alimentazione dai al tuo cane di solito? Conoscevi qualcuna di queste? Diccelo nei commenti! Alla prossima!